giorno dalla TGR della Puglia, rafforzare il controllo dello Stato su un territorio da tempo ostaggio della criminalità organizzata, senza trascurare episodi di devianza decisamente preoccupanti. In provincia di Foggia nuove iniziative dal confronto tra comuni e prefettura. Matteo Giuramento. I reati sono reati tutti. E naturalmente creano un disagio alla collettività, creano un'apprensione, creano, come dire, un sentimento di insicurezza da parte della collettività. Troppa violenza tra i più giovani. L'ultimo episodio a Stornara, quando un gruppo di ragazzi ha aggredito due fratelli gemelli di Ortanova, provocando gravi lesioni e ricovero di uno dei due. La ferocia di questo episodio, non l'ultimo con protagonisti adolescenti e ragazzi, ha provocato la reazione delle comunità della zona dei Cinque Reali Siti con i sindaci dei due comuni coinvolti, che avevano chiesto un incontro urgente al prefetto. Di qui la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto oggi proprio a Stornara, alla presenza delle autorità di presidio del territorio. Dobbiamo cercare di capovolgere un po' il sistema. Sono le istituzioni che devono quasi rincorrere i cittadini. Noi li tampineremo perché vogliamo, come dire, conoscere i loro problemi, vogliamo persino anticiparli nelle loro necessità, vogliamo andare incontro alle esigenze delle collettività. Alla riunione hanno partecipato i primi cittadini dei cinque paesi dell'Unione: Ordona, Carapelle, Ortanova, Stornara e Stornarella. Sul tavolo le loro richieste per un incremento della sicurezza nella zona, dalla presenza delle forze dell'ordine sul territorio al controllo e riqualificazione dei cosiddetti ghetti, dove vivono i margini sociali, comunità straniere e braccianti dei campi.